quando? Dimmi dove e quando? E benvenuti a tutti ragazzi a questo nuovo video, yeah! Oggi farò una cosa che mi andava di fare, ecco. Volevo mostrarvi tutti i miei DVD horror. Poi mi sono sempre chiesto se si dica DVD o DVD. Quindi se sentite dire prima DVD e dopo DVD, non spaventatevi. Yeah, sono tantissimi. Direi di non perdere altro tempo e voglio mostrarveli uno a uno. Partiamo con una collezione, forse la collezione più grande che ho, DVD horror della Hammer, perché è una casa produttrice che adesso diciamo che è un po' fallita, abbastanza fallita, molto fallita. Partiamo dal presupposto che io non ho tutti i film che hanno prodotto questa casa. Ho soltanto le saghe più importanti, quindi la saga di Frankenstein, la saga di Dracula e la saga della mummia. Però della saga della mummia mi manca un DVD e vorrei prenderlo, ma non mi ispira. Per quello che non lo prendo, però devo prenderlo perché così finisco tutto. Direi di partire dalla saga più rara, la saga di Dracula. Ho tutti i DVD, saga completa, e adesso ve li farò vedere uno a uno. Partiamo dal primo! Dracula il vampiro. Ecco, Dracula il vampiro è un film molto bello, anzi io credo sia il più bel film di Dracula della Hammer, ma non solo, uno dei film di Dracula più belli di tutti i tempi. E veramente è fatto bene. Allora, come edizione di DVD io ho questa edizione qui, che fra l'altro è molto rara. Adesso so che di recente ne è uscita una, un'edizione DVD, in cui oltre al DVD, che però è stato restaurato in HD, danno anche un poster. Il poster di Dracula il vampiro, ovviamente taroccato, diciamo, non è quello originale dell'epoca. Sì, allora, è una bella versione, io l'ho vista, però questa edizione qui che ho io è rarissima. E questo è il primo. Subito dopo, la Hammer ha fatto Le spose di Dracula, che è un film in cui recita Peter Cushing nel ruolo del dottor Van Helsing, come anche in Dracula il vampiro, ma Christopher Lee no. Ecco, e è bello, è un bel film, sì, è da rivedere, non è uno dei più belli della saga, ma a me piace abbastanza, piace tanto, sì. E il DVD questo invece lo potete trovare abbastanza, sì, a poco prezzo, guardate su Amazon, lo trovate a non più di 10 euro. Frugare, oh oh. Ah ah! Eccoci qua. No! Yeah! Subito dopo, la Hammer, non so se è della Hammer questo, ma è sempre ritenuto un sequel di Le spose di Dracula, così, e secondo me è il più brutto fra tutti. Il mistero del castello, ok? Questo DVD lo potete trovare anche qui a buon prezzo, guardate su Amazon, c'è questa edizione, è abbastanza, diciamo, è abbastanza comune. E mentre di Dracula e il vampiro sì, lo potete trovare su Amazon, però in un'altra edizione rispetto alla mia. La mia è molto rara. Gli ultimi due che vi ho fatto vedere, gli altri due, quindi Le spose di Dracula e Il mistero del castello, li potete trovare alla mia stessa edizione a poco prezzo. Molto bello, mi piace davvero tanto come edizione DVD, dico, poi dopo il film in sé non è chissà cosa, ok? Ovviamente qui non recita né Peter Cushing né Christopher Lee, i due personaggi principali della saga, e quindi vedrete che bello che sarà, bellissimo, abbastanza schifoso. Poi si ritorna alla saga principale con Christopher Lee nel ruolo di Dracula, con Dracula il principe delle tenebre. Bellissimo, mi piace tanto, secondo me è molto bello, molto molto bello. Bello, sì, mi piace. Anche questa edizione non è rara e la potete trovare. Basta che guardate su internet e la trovate su Amazon. E questa edizione qui ha una particolarità. Se voi mettete il DVD nel computer, potete scaricare la sceneggiatura originale in PDF. Secondo me è bellissimo.
Bello, lo trovate a poco prezzo, quindi secondo me, visto che c'è dentro anche la sceneggiatura, ve lo consiglio molto. E qui, ragazzi, cominciamo con le cose abbastanza rare, eh? È di là. Dattilografia incompresa. Altro DVD molto molto bello è Le amanti di Dracula. E è il capitolo successivo a Dracula, principe delle tenebre. Un'ottima versione DVD, ve lo consiglio molto, non solo per la rarità, ma anche per il film in sé, perché è un film molto bello, fatto veramente bene, secondo me molto bello, uno dei più belli di questa saga, ovviamente dopo Dracula del 1958, che secondo me è il più bello di tutti. Passiamo adesso un po' più velocemente a questo. Una messa per Dracula, anche questo molto raro, lo volevo da tanto, perché era l'unico capitolo che mi mancava, appena è uscito dalla Sinister Film l'ho preso, adesso vale anche questo sui 40 euro, così, secondo me è molto bello, ne vale la pena, sì, non è uno dei migliori della saga, ma è veramente un pezzo molto 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 raro. Andiamo un po' più veloci, il marchio di Dracula, anche questo molto raro, edizione della Sinister Film, molto bello. Vi consiglio questo film perché è l'unico film in cui il conte Dracula parla per una buona parte del film. In altri film della saga Dracula non parla, quindi non dice nemmeno una battuta, in molti film dice una o due battute. Se volete sentire Dracula parlare, questo è il film che fa per voi, ma non credo sia una cosa rilevante. Per il resto il film è molto bello, ve lo consiglio veramente tanto. L'edizione DVD eccelsa, come tutte le edizioni della Sinister Film, e quindi niente, un film che vi consiglio tantissimo. E dopo qui arriva un po' questi. Oh, Dracula colpisce ancora, anche questo è abbastanza raro. L'ho pagato 40 euro io questo, e quindi non l'ho pagato poco. Bello, sì, dai, non male, veramente bello. Però non bellissimo, ambientato nel 1972. Quindi un po' più recente rispetto agli altri, sì, dai, non è male. Beh, qui i satanici ritriti di Dracula, non ve lo consiglio più di tanto, è bello, ma diciamo che non è il massimo. E niente, è l'ultimo capitolo in cui Christopher Lee recita come Dracula, ritorna come in questo ma anche nell'altro Peter Cushing, bello, ma ce ne sono di molto migliori. Questo non è raro, quindi lo potete trovare, eh. Ultimo film non meno importante della saga di Dracula, La leggenda dei sette vampiri d'oro. È un bel film, sì, qua hanno cercato di fare un sosia di Christopher Lee. Non è Christopher Lee, è una persona che hanno trovato che era abbastanza simile perché Christopher Lee si era rotto e lo capisco, ha recitato in talmente tanti film di Dracula che si sarà rotto. E niente, bello. Questa edizione, fra l'altro, è abbastanza rara, non ce l'hanno in molti e mi vanto d'averla. Cioè, non è rarissima, non è come Dracula il vampiro o i prossimi che vi farò vedere, però è abbastanza rara e secondo me merita tantissimo. Veramente un bel film, ma il più bello di tutti, secondo me, della saga rimarrà sempre e soltanto il primo. Attenzione, alt, ferma tutto un attimo qui. Ah, sì, vi starete chiedendo un po' di cose. A distanza di 2 giorni da aver registrato il video della collezione dei DVD, mi rimetto qui davanti alla videocamera per dirvi che questo video verrà spezzato in più parti perché era veramente troppo lungo. Troppo, troppo lungo. Io pensavo di accorciarlo nel montaggio, ma anziché accorciarlo l'ho allungato con riprese in più. Quindi ho deciso di fare tutto più dettagliato possibile, ma dividerlo in 3, massimo 4 parti che vedrete nei prossimi sabato in questo canale. Spero che questa prima parte vi sia piaciuta e adesso arrivederci a sabato prossimo con la seconda parte. Ciao ciao!